Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Ho qui il DJI Mavic 3. Nell'ultimo video abbiamo visto la qualità delle immagini di questa camera, video che, se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui nelle schede. L'ho caricato su YouTube in 4K, quindi se potete guardatelo nella massima risoluzione. Oggi vedremo nello specifico l'APAS 5.0. APAS è l'acronimo di Advanced Pilot Assistance System. È la funzione di rilevamento degli ostacoli. Il drone potrà fermarsi davanti a un ostacolo, oppure il drone lo potrà bypassare, schivare e scegliere una direzione alternativa. Vedremo anche lo zoom. Abbiamo una lente tele con un ingrandimento ottico di 7x e poi un ingrandimento digitale di 4x per un totale di un ingrandimento da 28x. In quel caso abbiamo ovviamente delle forti perdite di risoluzione. Usciranno vari aggiornamenti firmware. Il firmware di questo drone è ancora acerbo. La dimostrazione è che tante funzioni di volo, tutte quelle automatiche praticamente, dall'Active Track fino ad arrivare alle funzioni Pano o la Master Shots, non sono attive. Lo saranno solo a gennaio 2022. Può essere stata una mossa furba della DJI per evitare, con firmware acerbi e versioni della DJI Fly App per questo drone acerbe, di affrontare dei confronti con altri droni. Sto pensando per esempio allo Skyhelio 2, che ha un ottimo sistema di rilevamento ostacoli, di mappatura ambientale. Facciamo il test. Andiamo a togliere la museruola al mostro. Questo nuovo sistema davvero efficiente. The home point has been updated. Please check it on the map. Come vedete, abbiamo già l'indicazione sotto dell'altezza da terra che prende con il sistema che si trova sotto. Vedete anche questo segno rosso che vediamo sul monitor, sta prendendo quell'intruso che si trova sulla sua sinistra. È il cameraman, ragazzi. Spostiamo avanti il drone. Niente, questa è una zona molto alberata. Puntiamo dritto contro l'albero che sta già vedendo. Lo vedete, il segno arancione. Nelle impostazioni noi andiamo proprio ad attivare questo radar in sicurezza. Vedete, visualizza mappa radar. Quando abilitato verrà visualizzata la mappa radar di rilevamento ostacoli. Lasciatela sempre attiva. Ci troviamo in cine mode, adesso puntiamo l'albero. Andiamo. Stick completamente in avanti. Il drone si è bloccato. Tra l'altro, ragazzi, si sta parlando di 20-30 centimetri dall'ostacolo. Davvero paura. Andiamo a rifarlo. 3, 2, 1, partiamo. Stick al massimo. Ragazzi, che paura, però niente da dire, funziona. Sono in cine. Proviamo anche in normal e adesso ho davvero paura, perché la velocità maggiore impatta anche sui tempi di frenata. Stick tutto in avanti. Ragazzi, si è fermato prima. Ottimo. Cosa proviamo ora? Andiamo in impostazioni, andiamo in alto. Scegliamo bypassa. In questo caso il velivolo bypasserà automaticamente gli ostacoli rilevati. Staremo a vedere, perché guardate cosa c'è davanti, c'è proprio una selva di rami. Torniamo in cine, facciamo prima la prova in cine. Ciò FIFA, ragazzi, si sta parlando di 2119 euro di drone. Andiamo. Thank you.
ha fatto quello che doveva. Sono tornato indietro, ragazzi, perché non ho attivato il video, voglio anche poi mandarvi le immagini, non solo quelle dello schermo. Andiamo. Cine mode, tutto in avanti. Vedete che il drone anche si abbassa. Fantastico, ragazzi, meraviglioso. Tra l'altro ci indica benissimo anche la parte sottostante. Facciamo il ritorno e torniamo da noi. Puntiamo dritto questo albero, stick tutto in avanti. Che FIFA, ragazzi! Che FIFA, ragazzi! Operazione riuscita e il paziente non è morto. Ragazzi, siete pronti? Siete caldi? Passiamo in normal, velocità aumentata. Facciamo la stessa cosa sperando di avere lo stesso risultato. Facciamo partire la registrazione, stick tutto in avanti. Perfetto, perfetto. Ruotiamo, puntiamo questi alberi. Ragazzi, che paura, però non si può dire nulla, funge. Adesso vado in alto, provo direttamente su quei rami, vediamo se il drone prenderà e alzerà la sua quota. Qui ha la possibilità, andiamo. Così ha fatto. Guardate che questa cosa per la sicurezza vuol dire tantissimo, ragazzi, vuol dire tantissimo. Adesso proviamo lo zoom di questo drone e a questo punto facciamo un bello zoom, anzi clicchiamo direttamente sul tasto che facciamo prima, 2x, 4x, regoliamo l'inquadratura, e 7x. Questo è uno zoom ottico. State vedendo, non abbiamo nessuna perdita di risoluzione. Vi ricordo che questa camera, la camera tele, per quanto riguarda la risoluzione, arriva fino a 4K 30 frame per secondo. È una camera con sensore da un pollice. Se noi proseguiamo con lo zoom, ovviamente parte il discorso digitale e abbiamo una perdita di risoluzione. Questo è normale. Fate calcolo che adesso mi trovo a 68 metri dalla mia posizione, esattamente questa. Proviamo a indietreggiare ancora un po', saliamo anche di quota. Mi trovo a 106 metri, andiamo sempre con i 7x, facciamo partire anche la registrazione. Ottimo davvero. Non è pensato per le registrazioni, questa cosa è pensata soprattutto per gli scopi professionali, per le ispezioni. Pensate cosa si può realizzare con questo drone da un punto di vista professionale, un drone sotto i 900 grammi che sono sicuro avrà la marcatura di classe. Torniamo nella modalità normale, andiamo a 1080p 30 frame per secondo. Facciamoci qualche ripresina.
facciamo? Ce lo puntiamo il campanile? Puntiamo il campanile. Fly cautiously. Non l'ha rilevato. London. Ragazzi, con questo drone non giocate a pallone. Pensavo di fare qualcosa di simpatico, visto che funzionavano molto bene i sensori e l'APAS con gli alberi. Li abbiamo visti, gli alberi sono scuri, è vero, ma i rami erano sottili. Qui si sta parlando di un palo di colore bianco e tutto rugginito di 10-15 centimetri. Ho fatto questa cosa in cine mode, quindi andava anche lento il drone, e il risultato l'avete visto, è andato proprio contro con le eliche. Io ero attento, ero lì che ci guardavo, ho subito fermato l'operazione, ma se avessi continuato a tenere avanti lo stick avrei detto ciao ciao al drone. Risultato: ha preso solamente con le eliche frontali e si sono rovinate un pochino, le andrò comunque subito a sostituire. Quello è davvero il meno. L'importante è che la camera non si sia fatta niente. Fate calcolo che sono dolori se crashate questo drone, perché la camera sporge dal drone, è una camera che costa un botto, e da un punto di vista di gimbal, lo potete vedere, il gimbal è abbastanza piccolo rispetto alla camera, quindi ho già visto in altri video, rischia davvero di rompersi facilmente. Mi ha un po' deluso questa cosa, non posso dirvi il contrario. Non conviene comunque rischiare questo drone in queste situazioni. È vero che è un firmware acerbo, il drone è appena uscito, ma questo drone, soprattutto da un punto di vista di sensori, deve diventare all'altezza la DJI di droni come lo Skydio da un punto di vista di rilevamento ostacoli. E questa cosa lo Skydio non succede. Cosa dire? Non fatelo a casa. A maggior ragione con droni che costano così, attivate la key refresh a questo punto anche su DJI Mavic 3, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, questi test li faccio io per evitare di farli fare a voi. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!